Ragazzi e disabili al lavoro nell'orto del Banco Solidale a Sant'Artemio per far fruttare le piante coltivate durante l'inverno. Quelle spuntate dai semi che Mirella Tuzzato e i suoi volontari avevano donato loro in autunno, in occasione della giornata dell'alimentazione. Una vera e propria lezione all'aperto per imparare a mangiare sano e a stare in mezzo agli altri. Siamo veramente molto grati che ci sia stata proposta questa occasione. Mi ha incuriosito tantissime piante. Non è che mi piaccia tanto la verdura. Danno tanti frutti. Alcune riuscivo a riconoscerle perché anche mia nonna ha l'orto e la aiuto. Noi non abbiamo piantato le piantine perché dovevano ancora germogliare, però ho visto le altre classi e mi è piaciuto. Insieme agli alunni della scuola media di Silea e agli ospiti del CEOD di Paese, i volontari dei Veneti schiacciati dalla crisi, quelli del gruppo Grotte e i nonni degli orti sociali della provincia. Se sei così importante? Sì, se no no no. Certo, imparano, più, imparano più qua, una giornata qua, sì, che una settimana sul posto, sì, così, sui banchi di scuola. Il progetto appunto prevede l'inserimento dei nostri ragazzi che frequentano i nostri centri. E per loro diventa un momento molto importante, un momento così di lavoro, di relazione con le persone che passano per qui per gli orti urbani. La giornata di oggi mi è piaciuta molto e mi piacerebbe rifarla anche la prossima volta. Per tutti alla fine una bella merenda. Adesso sto preparando queste fette di pane casareccio con questo buonissimo rosby per l'inglese per la festa. Volete ritornare il prossimo anno? Sì! E vedere questi ragazzi felici in mezzo alla natura penso sia la cosa più bella, anche per i genitori soprattutto, vero ragazzi? Sì! Alla prossima!